stamattina. Allora, dicevo, Celestina, prendi la lettera dalla sopra al tavolo, fa la lettera, dottore, vieni a sentire qua vicino a voi. Quello te la leggo io? No, dottore, è meglio che la legge, lei sono cose di famiglia, è meglio che la legge rimanga tali. Sì. Se volevo che stavo spiegando, il problema di mio figlio. Sì. Dottore? Sì? È libero questo posto? Credo di sì. Mi posso sedere? Si accomodi, prego. Adesso siamo uscite, ma... Dottore, ora sta veramente bene. Sì, sì, subito, subito. È andato via, dottore. No, no, sta qua, signora. No, sta qua, signora. No, per male. Credevo che aveva avuto un altro calo di... No, era un calo di parrucca. Vabbè. Cari, mamma e papà. Cari mamma e papà, facilissimo. Torniamo indietro? No, ho capito. Cari mamma, fai il silenzio chiaro. Vi mando. Vi mando, cioè lui manda noi. Vi mando. Intenzione di tavolo, lui manda noi. Vi mando. Questa lettera. Questa lettera, dottore, sì. Non quella né codista, questa perché chi la legge ce l'ha? Vicino. In mano. C'era certo. Questa codesta è quella. Questa codesta è quella, sì, che stiamo facendo? Codesta è vicino. Grammatica? Grammatica. No, grammatica, 2M. 2M senza lingua. Andiamo avanti, Celestina. Sì. Per comunicarvi. Per, dottore, per ascolti, ascolti. Per. Per, sì. Più, meno, diviso. Questa è aritmia. No, questa è matematica. Dove ha fatto la scuola lei? Alle dell'Andia? Sì. Si dice aritmia. Forza, andiamo, dottore, che lavoro le hanno dato? Non capisco, andiamo avanti. Comunicarvi. Comunicarvi, cioè loro, lui comunica a noi. I soggetti della lettera sono mamma e papà. Noi siamo i soggetti della lettera. Sì. Lei è un soggetto parte, non c'entra niente. Sì. Ecco. Ecco. Francesco, no? E non abbiamo mai chiamato. Forse vuole farci chiamare che? Ma non siamo pensati. Ecco. Aspetta, Celestina, fammi vedere, abbi pazienza. Ma no, Celestina, che co? Cioè, come? C'è il respiro in mezzo, che? Come? Che c'è? Avanti, forza. Che? Come? Signora, stiamo con me. Lasci respiro e continui come stava facendo prima. Celestina, leggi piano, non lo fai in tangente, lo fai. Signora, ma che dice? È per lei, dottore. Come al solito, rientrerò a ora di pranzo. Ci comunica che ritorno. A mangiare. Era un po' di tempo, precisamente 63 giorni. 13 ore, 28 minuti prima. Mamma mia, che precisione. È un brutto segno. No, non sentiamo, non mi sembra. E provavo un'angoscia inspiegabile. Povera figlia mia! No, va bene, signora. Poi, finalmente ho capito. Finalmente. Non ha detto ancora niente, sentiamo. Se non ha capito, non c'è. No, 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 tutto chiaro, va benissimo, mamma mia. La paura di rimanere solo. La solitudine. Quindi capisci questi problemi. Chi ha di questi problemi capisce solo. Ecco, già è vero, un anno e mezzo è girato. Non si offenda, andiamo avanti. Qua è Celestina, leggi piano, avanti. Ho cominciato a riflettere dopo la morte di Ofelia. Ofelia, sì. Avvenuta 312 giorni, 15 ore, 48 minuti fa. Che precisione, mamma dottore. Che... Stavo proprio con l'orologio in mano, una persona, questa povera disgraziata. Una persona precisa. Ma era una cara amica. No, è la sua cagnetta prediletta. Un cane! Il cane, cioè. Cane, no? La cagnetta pachinese. Pechinese, da Pechino. Ma no, perché ha le macchine, la pachina. Ah, Ofelia, ricorda il cane che è morto, povera bestia, quello che mi mordeva sempre i talloni. Ma talloni. Come mi dispiace. Alla nuca, volete. Ma qual è il signore? Questi sono i talloni, la nuca è qua, ma facciamo mozzica la nuca da Pechinese. Ma come, non ce la lascia stare la nuca da dietro. No, dottore, non si offenda, si lasci informare da me che sono più esperto. Sicuramente, sicuramente. Oh, mamma mia, mamma mia. Tanto è qui c'è niente. Andiamo avanti. Oh, allora. Vuoi continuare a far leggere questa legge? Momento. No, signora. No, non mi guardi le gambe. No, ma sì, ma perché le guardi? Per cortesia. Mi costringe a calarle. No, ma lei cali, le cali pure. Stiamo uscendo con lo sguardo. Sì, e chi è? Super, con lo sguardo che è uscito. Non ho provato questa ebbrezza da tanto tempo.
tanto tempo. Andiamo avanti. Ha avuto una botta di vita. Prima quando sono arrivato stava tutto così. L'avete tutto ricaduzzito. Sì, ricordo che le scopro di voi. No, mamma mia, le copre. E ho cominciato. Avanti, dottore, forza. Sì, ma che stiamo facendo, signora? Giorgio Clooney, ma calma. La ginnastica! Il glutei! Ma come ha fatto? Dare una panoramica fatta da lamentare lei! Ma che cosa fa? Abbiamo finito con sta ginnastica! Allora, posso girare? Prego, si può girare. E ho cominciato a riflettere su di voi. Su di voi? Su di me? Non su di voi lei, su di voi noi. E lei dice su di voi e guarda a me. No, è papà e mamma che siamo i soggetti della vita. Cari, ci annuncia mica. Sì. Su questa bella famiglia. La nostra. La stravagante, direi. Anche stravagante. E ho dovuto prendere atto. E anche voi, come la mia cagnetta, invecchierete, vi ammalerete, morirete, finirete! Ma questo cono è agghiacciato, per cortesia, la leggo io la lettera. Signora, su un tono veramente inspiegabile. La parte di sopra ce l'abbiamo letta. Leggo la parte di sotto, non è poi tanto alta. Continuo col piede di pagina, va bene? Quanti anni lui ha letto solo il piede di pagina? Sì, va bene, va bene. Allora, ecco qua, ormai tutti gli zii hanno una certa età. Sì, siamo quasi intorno ai 60 anni, sono suoi coetanei. Sì, andiamo avanti, forza. È vero, sì, e potrebbe accadere che da un momento all'altro... Madonna. Ha messo i puntini sospensivi. No, dottore, guardi bene, si applichi. Non sono puntini, sono loculi. Oh, madonna. Sono piccoli loculi. Sì. Ha fatto la cosiddetta allocuzione. Allocuzione, certo. Non ci voglio nemmeno pensare. Ma ci ha pensato. E intanto l'ha scritto pure. E allora qual è la soluzione? Ma quindi propone. La soluzione, certo. Sì, sentiamo. Le sostituzioni. Fingeremo l'eternità, befferemo la morte replicando la vita. Una soluzione che tutta la sua famiglia. Sì. Va bene. Vuole fare le sostituzioni, una clonazione. Come? Una clonazione, ecco qua. No, dottore, guardi Gabbiano. No, guarda che Gabbiano qui in bocca. Gabbiano in bocca, siamo già di Gabbiano. Colazione. Oh, vedi che quando guarda il Gabbiano ci riesce. Lei non si intende più uccelli, ma deve guardare il Gabbiano. Ah sì, ma quella Gabbiano. Ah, la cola. Signore, io ho detto clonazione, no colazione. Capo, ho pensato solo a mangiare. Capita a tutti di sbagliare. Sì, capita a tutti. Vabbè, lasciamo stare. Allora, per esempio, zio Paolo si ammala gravemente e muore. Tanto per cambiare argomento. Facciamo entrare la riserva. Il con singolare. Va bene, andiamo avanti, mi scusi. E poi zia Celeste. Ci sto pure io nella lettera. Vedi, la lettera è Natale che. Sì, questa è una specie di necrologio, stare qua dentro non è una bella cosa. Chi sta scritto qua dentro, cuore? No, vabbè, non esagerare. Ci sono... Diciamo che è favorito, cuore. Ci sono pure probabilità. Madonna, che impressione, signore, che è successo là? Non ti preoccupi, dottore, lei adesso si è imbambolata, perché non può fare due cose insieme. Non può ascoltare e capire. Perché quando era piccola, non poteva recitare le poesie quando camminava. Perché? Perché avevo più su te. Oh, mamma mia, che malattia. Ascimi dopo. Lo aspetto, lo avevo. Hai capito cosa dice il dottore? Ha capito. Vede, dottore, tutto è tornato alla normalità. Ma ora capisce? Certo, andiamo avanti. Vado avanti allora. Certo, può andare avanti, dottore. Non cada, eh. No, è rigida sulla sedia. Forza, dottore, perde troppo tempo. E poi zia Celeste, perché è così magra che un giorno di questi se la porta via il vento. Si può chiudere quella finestra? Ah, è una metafora, scema! Appunto, metà fuori. Dai, mettete su stesso lato. Oh, avanti. Questo è morto il cane, dottore. E non potevate comprargli un altro? Appunto, abbiamo provato qua a comprare 12 esemplari di cani alla canetteria qui a là. 12 cani? Alla canetteria. Alla canetteria dove vengono i cani. Certo.
chiama canetteria? Alla canoa. La canoa, canoa, sì, la canasta. Sì, la canasta. La canaglia. Ma... la casa del ca. Ah, già, giusto, la casa del ca. Si chiama la casa del ca. Devono essere i cani di tutte le taglie. Esatto, sì. SML. Che le sue magliette, signore. Lei ha fatto i maglietti da. Ma quali magliette le XL? Avete preso un cane? Ma queste magliette cane si mettono in quelle mettete voi? No, ci metti il mio cane insieme, signore, per cortesia. No, come, come vendono i cani di tutte le taglie, esatto, sì. I cani grandi, i canoni. Cioè, i canoni grandi. Un'altra volta. I canoni grandi. Come no, chiamano? Non sono i canoni, si chiamano i cani grandi. I cani grandi. No, mamma mia, anche i piccolini, quelli là abbasso, sì. I piccolini canini. Ha capito? I canini sono belli. E cioè, comunque abbiamo sì. quello è il proprietario, un amico mio, sì. E certo, mi ha fornito questi cani, questi esemplari di cani. Addirittura è talmente che è affezionato a noi, alla nostra famiglia. Ci ha dato anche nome a questi esemplari. Bravo, abbiamo preso Batuffolino, sì. Tutto bianco, è vero, ce ne stiamo. E certo, sì. Abbiamo dato anche il nome, era femmina. Era femmina. Si chiama la Canalina. Canalina. E il cane era di un elettricista che aveva. Per forza, poteva avere l'idraulico. Invece quello maschio no, perché era tutto spalacchiato, brutto. Somigliava a lei. Sì, diciamo che neanche il nome. Avete fatto bene a non prenderlo. Si chiamava il Canarino, no? Canarino, carino, sì. E quindi questi il nostro fornitore di cani, il nostro amico, sì. Li va a prendere all'estero. Niente, a Cancun per noi. No, chiamo la Cana! La Cana, ha ragione mia sorella, la Cana. Comunque tra tanti esemplari. Abbiamo preso questa specie di Schwarzenegger. Schwarzenegger, sì, però l'attore americano, bello, sì. No, no, va. Ma il cane, quello è bravissimo. Non lo so. Film di azione. Ha fatto pure film umano. No, il cane, Schwarzenegger, l'attore. No, dottore, quel cane grande, quello col pelo. Tutti i cani hanno il pelo, sì. No, dottore, il veliero. Ma che c'entra il veliero? Il veliero è una parte. Il veliero è quel cane molto veloce, col pelo lungo. Il levriero! Ah, giusto! Evriero! No, evriero, levriero, tutta una parola. Con l'apostrofo. Senza apostrofo. Levriero, tutta una parola. Levriero. Le dice evriero. Ma questo lì. Levriero. Però, levriero, guardi il gabbiano pure lei. Scusi, dottore, lei come dice l'avvocato? Ma che c'entra? È l'apostrofo avvocato. Oh, come dice l'elettricista? È l'apostrofo elettricista. Perché c'è uno di mezzo l'apostrofo e il avvocato? Ma che c'entra l'apostrofo, signore, per cortesia? Mi sta pigliando l'agitazione qua, guardate qua. No, dottore, non mi subì. Non mi subì. Altrimenti che lei mi butta un altro poco d'acqua fuori e diventa ancora più basso. Io non sono così basso, signora. E poi ditemi una cosa. Voi come dite l'ombrico? Ah, è un nome composto. Sì. L'apostrofo uomo, ombrico, se maschio. E si è femmina? Ah, femmina prima. Ma quella femmina prima, perché il verbo porto russetta, ma come fate a vedere se è maschio o se è femmina? Si alza e si guarda, no? Ma che alza? Si guarda? No, no, lo so, l'alzate non è il suo forte. Ma che alza si vede? Ma io non l'ho mai alzato! No, appunto, non l'ho mai alzato, che cosa vuole capire di me? Io faccio il dottore, non faccio il veterinario. Ormai ti faccio il veterinario. No, faccio il dottore, curo le persone. Ma le persone si lamentano, i cani no. Ma come si lamentano? Perché cioè, dicono? E le malelingue. Un'altra volta le malelingue, certo. Tagliano queste lingue. C'è chi parla bene e chi parla male. Ah, c'è qualcuno che parla bene. Capperi. Posso sapere per curiosità quelli che parlano bene cosa dicono? Lo faccio, dico, quante persone parlano bene, dottor Ferrello? Le persone che parlano bene. Che dicono? Ormai ti faccio vedere là. Queste sono quelle che parlano bene. E quelle che parlano male! Anche i cani! Dunque, dottore, sono tanti esemplari, oltre sì. Lo Schwarzenegger e quello che le ho detto, c'è anche il Brad Pitt, Brad Pitt. Voglio annunciare. Le piante tutta Hollywood, sì. No, al negoziante che è all'angolo, quello vicino a casa sua, sì. Vicino a casa del cane. Quello è un amico mio, si chiama Sandro Cane. Cosa? Si chiama Alessandro, ma si fa chiamare Sandro Cane. Ho capito. Quello che ha la musichetta quando si entra. Sandro Cane! Ah, c'è stato! Ma se ci sono stato, signor Sandro Cane non deve. No, dottore, non le permetto di parlare. C'è un'amicizia ventennale con tutta la famiglia. Sì, sì, sì. Noi siamo amici con tutta la famiglia di Sandro Cane, vero? Anche con il dentista, il suo collega, non so se lo conosci. Ah, come si chiama? Può darsi che lo conosco? Gengis Cane. Gengis. E i tuoi nipotini? I tuoi nipotini ballavano con lei quando ero piccola, figurato da nascere. Che coppia? I gemellini. Non li conosco, mi spiace, non li conosco. Come no? Sì, non li conosco. Non ha mai sentito? No, come si chiamano? I gemelli Cancani. I Cancani. Però il più bello. Rosetta si era imbaghita quando era piccola del più bello, quello là alto, con gli occhi azzurri, lì ci patinato gli occhi in disordine. Sì, sì. Certo, razzo de can. Razzo de can. Rosetta, bello. Sì, sì, sì. Torniamo a noi. Torniamo a noi e vediamo di concludere. Dunque il Brad Pitt.
quel cane molto aggressivo. Ma quale sto prendendo? Quel cane molto, quello lamentato. Il pitbull! Non so se è il pitbull. È il pitbull, il cane aggressivo, sì. Aggressivo non è il aggressivo, sta pensando bene. Come quel cane lamentato ai minori. Sì. E poi oltre a questo cane qua, abbiamo tra tutti i cani che abbiamo comprato, c'è anche quello là che lui preferisce, lo Spinello. Lo Spinello. E questo è sicuramente il cane della narcotici. Non lo so se dalla narcotici, quel cane tutto arrotolato. Sì, quello che si arrotola così, si fuma, ne ho capito qual è. Quello fuma dei cani. Ma non è proprio, gli Spinelli. Ma come fa? I ragazzi si fumano gli Spinelli. Ah, guarda, mi senti dietro proprio le sigarette, si ragazzi si fumano le cose. Ma che si fumano? Ma sì, io sono un medico, i ragazzi fumano gli Spinelli. Non è una bella cosa, ma è così, si fumano gli Spinelli. Ma sono diventati proprio dei fumatori a canino. Che si fumano le sigarette? Signore, ha preso lo Spinone. No, dottore, non cada nell'errore, lo Spinone è il padre. Invece l'ha preso il figlio Spinelli. Lo Spinelli. Ho capito. Sapete, ho pigliato la mamma. Davvero? È un appassionato di cani. Sì, perché mamma, io ho pigliato la mamma. Ah, davvero? Com'è questa? A spina. Quello è un altro cane da prova. Sì, sì, sì. Mi fa piacere tanto che è appassionato di cani. Così siamo in famiglia, ci possiamo... Ehi! Non la sai, bravo! Sì, sì! Alla mia, che sta capendo la mamma, ma da fine! Oh, mi fa piacere così confrontiamo i cani. No, sì, che mio figlio mi ha presentato. Certo, dottore. Lo dobbiamo fare come introdurre la nostra amicizia, al di là del... Signor, lasciamola qua! Ci sta per me! Voleva dal più di là, signora, se voleva da via. Carmelo, parla una lingua incomprensibile. Ma è la mia! Certamente, no, cara mia, Carmelo! Guarda, non si spaventi, è appartinato. No, spaventato, tu sono caldissimo. Buongiorno, caro. Sì, salve. Buongiorno. Salve. Non si capisce mai. Sì. Castace la benedicta. Salve. Salve. Voglio essere alla guisa, mio fratello. Ehi, non la senti che sta dicendo? E per senti, io ci senti, ma non ci ho giocato. Non ci ho giocato, ma che buona punzola l'avevo capito. Vai di là piuttosto, vai di là, questo è proprio un affetto, una finatura che appartiene alla catena della Crusca. Dunque, Carmelo, abbi pazienza, ti possiamo offrire qualche cosa? Niente, cara. No. Niente, cara. Niente, cara. Non abbiamo, ti possiamo servire, posso servire un nano ghiacciato, se lo sì, proprio. No, cara, che no, cara, non si sapesse, cara. Lo pisa, ma lo pisa la ricoppa dallo stomaco, e gli era proprio da non... No, gli era proprio da non... No. I don't know, I understand. No, no. E ci provo. Sì, no, ma no, ma non pizza, ma non pizza, ma ricoppa da allo stomaco. Ha un peso allo stomaco. Sì, cos'è? Pizza, ma non pizza. Forse la ricoppa è pesante. No, cara, no, cara. Mi rifatto là c'era cutonace come mangia sto. No, i capitoni non li deve mangiare, quelli sono veramente pesanti. Sono pesanti, cara. No, cara, che li fa su là c'era cutonaccia. Ah, se li hai mangiati tu, dottore. Carmelo, tu no, no, tu devi tagliare la testa. Quelli sembra che si muovono ancora, ma no, sono morti. Allora poi li puoi cucinare, hai capito? No, cara, che li fa su là c'era cutonaccia come mangia stroia. No, li ha mangiati... Sulla sdraio. Sdraiato di sera, no, no, di sera non li devi mangiare. No, ma la sera! La sera! Non lo faccio spaventare! Salva da madonnata! Dopo la sera! Salva da madonnata! Dottore, calmo, chiaro! Calmo, stammare! Prende il giro, è chiaro! Dopo la sera, chiaro! Salva da madonnata! Salva da madonnata! Ma non abbiamo animali in casa? No, è morto pure fe... E fai! Non ci sono più animali! Non ci abbiamo più animali! Siamo una boccerimma, siera e madonna! Siera, boccerimma e madonna! Ma dottore, ieri sera, Poggioreale si sono affidati! I detenuti! Il telegiornale, chi l'ha detto sto fatto? No, che la mangia strano siera! Ma gli hanno dato il sito! No, è giusto! Perciò è diventato così! Come era prima? Ah, sto prendendo con gli occhi! Indimino! Chiaro, c'è sta gelosia! E poi c'è la madonnata, chiaro, la madonnata! Sull'aria, lo verso una vino, lo solo sai! Oh! Ma no! È la mia vita! Ma si rompe dall'altra parte! Che lei me la uccide, signore! Chiaro, ma perché? No!
si giri dall'altra parte che me la uccide, questo è un dono. Che è successo qua? Ma fatto il mesh! Che è successo qua? Ma fatto il mesh, ma fai! Ma che c'è? Ma che no! Se fusa parrucca un attimo solo che la riprendiamo! Ma fuso la parrucca col sì, la ci siamo dopo! Carmelo, abbi pazienza, cerca di stare calmo, non abbiamo capito! Signora, ma lavata no, ma già sta un lavata no! Ho capito! Capito? Sì. E come ha fatto? Sono pratico di lingue. Credo che abbia detto di aver mangiato di mattina. No, con mezza camata notte. Mezza mattinata, uno spuntino. Verso le 10. Iene. Ah, le iene sono buone. erano ridens. E quello c'è tu sputonare con la porca. Le pulci del porco. La sputonatura del maiale. Ma la maiera solo una ticchia. Ah, con le lenticchie la porta sulla. Oh, liberta! No, per Rita, senza Alberto. No, Alberto, per Rita. Senza inghiazzolone, proprio te. Arigoppo! No! Guardi, stia, respiri e fa e che dobbiamo andare a capire a Brusicchio? Arigoppo dallo stomachese, inghiazzolone! Capello, vuoi un cucchiaino di bicarbonato? Vuole per caso un secchio di acido muriato? O magari una magnesia smisurata? Misurata, signor, misurata. Carmelo, abbi pazienza, Carmelo. Scusami tanto. Siediti qui, magari ti passa. Vieni qua. Si accomoda. Accomodati. Kosher. No, accomodati. Kosher. No, è freddo. Kosher! Ho capito! Dopo le corte, cuocete. No, aspetta, Chiara, coscia! Carmelo, no, noi in questo oggetto qua, noi esseri umani, noi terrestri grandi e piccini, questa cosa qua, noi chiamiamo la sedia. E ma lo saccia cadè! Non fare così, Carmelo, loro la chiamano saccia cadè. E allora, si assaccia cadì, prego! Luisa, che te capo dinda li cusciamma. Credo che abbia perso le chiavi. Cerchi le chiavi, scusi, devi una cosa alla sicura. Signora, prego, un attimo. Signora, ma chi è questo? Questo qui? Sì. Questo è il cugino di mio marito. Il sostituto. Il console, no, l'originale. L'originale. Cerca di farti capire. Alibert. Sempre per te. Ancora deve venire. Tu ne marito da... Sarà un piatto locale. Sì. Figlia da figliola. Ma questo è un figlio da figlia, vicino e lontano. Sora da sorota. Sì. Fratello e sorella. Tutto chiaro. Ma frugolo. No. Ha rubato il chiasso. No, mi spinga. Che li prova? Che li prova da chi? Ma come? Da chi? Ma che noi che ne siamo gente che ne in da banca! Ah, sono contadini! Ma stanno bene, il conto di banca! Proprio da voi che noi! Classificata, papà, che c'è la malattia, che bottone! Due mamme, di chi è il bottone? No, una bottone, la rinda al bottone, che le chiamano perugue, e zappone! Arrivederci Carmelo, quasi non ha detto ci vediamo dall'avvocato, che arrivederci. E allora l'avvocato non la piscia.
Ali vandali sord! Davanti ai soldi! Davanti ai soldi senza... Non esiste la parienta! Non esiste la parienta! Provi ad aiutarci, stacchi la dentatura! No. No. È la desinenza che porta la dentatura stretta! Parienta canale! Facci vedere! Simma tutta! Tutta! No canale! No, simma tutto! Capite? Non manca cosa! Neccolo, neccolo! Sarà un verbo irregolato! Simma tutto! Tutto, che cosa? Fatienda, ma! A sorperella? Io no, c'è chi? Catti petruzzus! Ma timma prima di cosa al posto! E po! Cainate e cainatate! Caino è bene! Sorate da sorate! Questa è la sorella vicina e la sorella lontana! Figlia da figliata! L'Apocalisse dal quinto libro. Qualunque animale spartacavamo, spartacavamo qualunque animale, un ignaro cavallare che camminava la mattina, a un ciallazzo cavallare la mattina non c'è mare, qualunque animale spartacavamo. Ma quale campagna? Questi figuri che questi sono i parenti di mio marito. Sì, vostro... sono i cugini di mio marito. I cugini di vostra madre. Sono questi i famosi cugini di campagna. Sono questi i famosi cugini di campagna.